Domenica 5 marzo prendono il via le visite guidate al Museo del Risorgimento dell'Età Contemporanea di Palazzo Laderchi a Faenza. Due le visite programmate, una al mattino dalle ore 10 alle 12 e l'altra il pomeriggio dalle 15 alle 19. La collaborazione fra Biblioteca Comunale e operatori del Servizio Civile Nazionale ha consentito la preparazione di nuovi percorsi di visita mirati alla valorizzazione delle splendide sale dell'antica residenza dei Conti Laderchi. I visitatori saranno accompagnati da una guida del servizio civile, Chiara Cenni, che farà scoprire loro i tesori esposti al museo. Il museo nasce nel 1905 per volere di Faentini, che dopo l'esposizione di Torino, Bologna e Ravenna vogliono avere un museo civico faentino sul Risorgimento. Questo museo ha avuto diversi momenti di apertura e di chiusura ed è stato riaperto al pubblico qualche anno fa e tra l'altro nel 2015 è stata aperta una sala nuova con tutti i pezzi già presenti nel museo e alcune aggiunte solo successive. Per volere appunto dell'amministrazione comunale con l'aiuto di Marco Mazzotti della biblioteca e di Enzo Casadio, che è un esperto di storia. E le visite guidate del 5 marzo cosa prevederanno per il pubblico? Allora, per il pubblico ci saranno approfondimenti sul periodo napoleonico, sul periodo risorgimentale e sulla Prima Guerra Mondiale. Il tour del museo sarà completo, infatti toccheremo tutte le sale e ci saranno approfondimenti specifici su alcuni pezzi. Le visite saranno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, è aperto a tutti i faentini e anche visitatori esterni e inoltre c'è possibilità di visita guidata anche infrasettimana, ma solo su prenotazione. Oltre a domenica 5, tutte le prime domeniche del mese sarà aperto il museo ai visitatori con visita guidata. Inoltre stiamo pensando ad alcune piccole modifiche di carattere espositivo per dare al pubblico più possibilità di vedere pezzi che al momento sono nascosti o comunque non sono ancora visibili. Ad esempio, in questa sala possiamo vedere la giubba di Lodovico Caldesi che era prima rivoluzionario e poi dopo è colui che ha fondato Persolino alla morte di suo figlio. Non ancora restaurata, ma stiamo lavorando anche a questo progetto. Mentre invece la giubba del Regno Italico è perfetta, a parte i tre bottoni che sono nel retro, perché era stata comprata da una compagnia teatrale che non ha riutilizzato il materiale, ma l'ha utilizzato semplicemente come costume di scena, cosa che invece è strana perché di solito venivano smembrate. E appunto, a parte un paio di bottoni nel retro, è assolutamente perfetta. Questo dipinto rappresenta la scena in cui i Faentini, usciti dal Teatro Masini, festeggiano per la nascita della Repubblica Romana. I Faentini erano tutti radunati al Masini a vedere uno spettacolo e escono in festa e fanno un grande falò nella piazza di Faenza. Il Museo del Risorgimento offre sicuramente opportunità diverse da quelle studiate magari a scuola, perché fa vedere, fa toccare con mano quello che è stato, appunto con tutti i reperti che abbiamo, Faentini, e fa vedere appunto qual è veramente la realtà di coloro che hanno vissuto questi periodi.